Incollare ritagli di passato, presente e futuro tra mura dove il tempo, per legge, non esiste. Dove un'aula, come un ultimo treno, ti offre un passaggio verso orizzonti migliori. Nella scuola del carcere di San Vittore, l'architetto e designer Giulio Ceppi tiene un laboratorio insieme a un gruppo di detenuti. Ognuno racconta storie utilizzando il collage, accostando dipinti antichi e immagini della moda di oggi. Un breve sollievo alla monotonia dei giorni, ma anche un'iniziazione alla bellezza come orizzonte di vita. Noi cosa dobbiamo fare? Incominciare a guardare qua dentro delle immagini che vi piacciono di più di altri, ne abbiamo tanti da tutto il mondo, da tutta la storia della pittura, e qua idem ci sono le riviste, ma oggi è proprio strappare. E poi dopo scopri, vedi, ad esempio, queste qua non sembra, invece poi uno fa così, la piega, no? La mette qua, no? E scopri che era sua mamma, sua sorella, non so, prima giovane, poi vecchia. Giulio Ceppi ha chiamato scollamenti temporali questi assemblaggi di gusto duchampiano tra materiali della storia della pittura e frammenti di fashion magazine, dei quali ha fatto una ricerca artistica personale, una pratica parallela al suo lavoro di progettista di spazi e oggetti, arrivando ad esporre gli scollamenti alla Triennale di Milano. È un esercizio un po' sacrilego, perché effettivamente uno prende i maestri delle immagini del passato che rappresentano la storia, la cultura, la tradizione, la professione del dipingere, e le contamina in maniera giocosa, provocatoria, con l'effimero a volte della pubblicità, della moda, della nostra società dei consumi. Però andando a trovare, ecco, delle continuità o delle discontinuità, delle provocazioni. Legate da fili sottili, arte e moda mescolate insieme danno vita a un linguaggio universale con cui è facile e immediato condividere storie, disagi, drammi e parlare per allusioni della vita in carcere. Ho fatto una trasformazione del disegno antico mettendo qua nel corpo del bambino la faccia di un animale. Si vede chiaramente che il suo genitore le vuole dare uno schiaffo, ma questo cosa vuol dire? Che al bambino o a figli non si lo può trattare come un animale. Loro sono morti, suo fratello, tutti sono morti, ma Dio ha benedetto, ha detto che non ti preoccupare, tutto andrà ok. Basta sovrapporre un orologio al volto di Cristo per dire che qui è il tempo, il vero Dio, un Dio severo che è meglio propiziarsi. Non so, è un po' la speranza che passerà subito, no, il tempo. Questa parentesi creativa, no? Le persone riescono forse a sviscerare, a liberare alcuni fantasmi che inevitabilmente abitano con loro durante questa esperienza, forse in una maniera più serena, più inconscia, più gioiosa. Questo è il desiderio, è il nome per questo, è il desiderio. È il pensiero dello antepassato, il pensiero della fame, di una moglie bella, del cibo. Ho preso questa testa, l'ho messa sopra, è diventata come una persona, un manichino con un'anima più o meno. Questa immagine rappresenta la tristezza e la felicità. Ho cambiato faccia della Madonna, ho fatto un altro colore. Quella io ho fatto un disegno e si chiama Un villaggio di fantasma. Drammatici o scherzosi, malinconici o proiezione di sogni, i lavori di questo workshop di Giulio Ceppi a San Vittore hanno tutti una sorprendente efficacia visiva e fanno riflettere sul fatto che invenzione, ironia, delicatezza, senso del bello e della composizione sono in ogni essere umano. Che una vita difficile non basta a spegnerli, che riaccesi possono forse illuminare la strada. Portare dentro un carcere la possibilità di
viaggiare, lavorare anche sull'imprevisto, che credo non sia una dimensione molto presente nella dimensione carceraria, ecco, mi sembra una cosa bella da condividere e in qualche modo imparare da questo. Vecchio e nuovo tutto insieme, buona esperienza. Mi piaceva fare anche dopo, se ce l'ho l'opportunità vorrei fare anche dopo. I like this because my future I like to be actor, musica, anything public. Mi piace questa. Prima non ho capito come si fa, però dopo, quanto ho capito, mi piace.